Ecco, siamo pronti per le premiazioni di questa prima edizione Cattolica Cup 2009-2010. Abbiamo qua le squadre schierate, vediamo i Mecenate, vediamo qui la squadra di Cattolica Team, i Metalcom e gli Sparta, che sono arrivati secondi in questa categoria Open. Abbiamo Andrea e Dario che stanno presentando la premiazione. I ringraziamenti al Centro Sportivo Torconca, ringraziamenti ai nostri sponsor Ioma, Liffy Sport e Conf Sport Italia. Il ringraziamento al Cormano Soccorso che ha prestato l'assistenza sanitaria in questi due giorni di gara. Quindi un momento importante che chiude questo weekend di calcio amatoriale, il calcio amatoriale d'Italia, perché squadre provenienti veramente da tutta Italia, e quindi siamo pronti per questa premiazione. Abbiamo le coppe per le prime e seconde classificati, miglior giocatore, miglior portiere. Il nostro gruppo arbitri con Capasso, Gasparo, Querin, Carugati, Marco Stramezzi, che ha fatto sia il giocatore sia arbitro che organizzatore, quindi doppia veste. Il nostro gruppo arbitrale. Ecco, Sportan Channel, Walter Papini, nostro operatore, che ha seguito per due giorni tutte queste nostre. La ricordiamo che siamo su YouTube, su Facebook, sul sito di Sportland con Sportan Channel, quindi abbiamo più occasioni per vedere tutti gli highlights di questi due giorni di gara, quindi importante. Ecco qua lo staff presentato, per cui tutti coloro. Ecco, e quindi anche da un punto di vista logistico, alberghi di primo livello, quindi tutto molto bene. Quindi iniziamo con queste premiazioni. Prima premieremo gli over 35, terze e quarte sono già state premiate, sono i project quarti classificati, sesto 1190, terzi classificati. Ora per il miglior giocatore è stato decretato per gli over 35 Senisi della squadra Old Fashion, che credo sia il capitano degli Old Fashion come miglior giocatore. Categoria over 35. Abbiamo qua il capitano degli over 35 di Old Fashion, quindi premiato, grande capitano. Quindi. Grazie mille, una passione questa che non potrás mai smettere. Con questo gruppo poi è impossibile. Grande, bravissimo capitano, complimenti. Il portiere designato miglior portiere del torneo categoria over 35, la squadra degli Metalcom, Paolo, quindi grande, bravo portiere che ha portato la squadra in finale. E siamo qui con Paolo, quindi decretato miglior portiere all'organizzazione, gli over 35. Una buona, bella soddisfazione, direi. Sì, è il terzo anno che partecipo e sinceramente ci tenevo a fare bene.
Insomma è andata bene, anche grazie alla squadra che ha giocato bene. Sì. Bravo, complimenti Paolo. E passiamo ora alla consegna della coppa del secondo classificato categoria over 35, squadra degli Old Fashion. Ricordo che Old Fashion si è presentata con Mecenite anche, quindi avevano due squadre in concorso. Mecenite terzi classificati nella classifica open e secondi classificati quindi con Old Fashion nella categoria over 35. Ecco, stavamo proprio ricordando, Andrea ricordava per la categoria gli avvocati Cava di Tirreni, che purtroppo hanno subito un brutto lutto all'interno della loro compagine, perché hanno avuto un problema proprio a Cava di Tirreni, e quindi si ricorda anche questo momento la squadra dei Cava di Tirreni. Ora passiamo alla premiazione della categoria over 35 con Metalcon, che alza la coppa insieme a tutta la squadra, quindi grandi festeggiamenti. Campioni di Cattolica Cup 2009-2010, calcio a 7, categoria over 35. Siamo ora alla premiazione per i Ginori Open di calcio a 7. Allora, siamo a decretare il miglior giocatore della categoria Open. Squadra Real Poliziano e Santerio, decretato miglior giocatore. Adesso chiederemo un'intervista a questo giocatore davvero molto bravo. E siamo quindi con Roberto e le sue bimbe. Roberto, miglior giocatore della torneo Open Calcio a 7. Roberto? Sì, grazie. Io ringrazio tutti quanti, soprattutto lo Sportland, che ci permette non solo qui ma anche a Milano di divertirci giocando a calcio. Grazie ancora. Grazie Roberto, alla prossima. Ecco il miglior portiere. Allora, vieni qua miglior portiere, una bella soddisfazione direi. Beh sì, abbastanza, non me l'aspettavo, diciamo. Lo dedico alla squadra, ai compagni. Hai un grande gruppo, è un gruppo molto fotogenici, mi pare il tuo. Sì, sono tutti bei ragazzi, insomma. Complimenti, ciao. Ecco qua il gruppo dei Mecenite, una squadra più fotogenica del torneo. Come vedete, un ottimo lavoro fatto dal nostro amico fotografo qua di Cattolica, che praticamente li ha resi quasi umani nelle proprie fotografie. Grandi. Questo è lo spirito che noi vogliamo dai nostri. Ricordo che la squadra degli Sparta Cattolica Team hanno fatto l'onore del passaggio, quindi salutando, grande un portiere che ha salvato davvero il risultato. Ricordo risultato che ha favorito i Cattolica Team per 1-0 sul calcio di rigore, quindi una partita veramente più che equilibrata, grandissima. Davide Pagliuca, il condottiero veramente di questa squadra degli Sparta, condottiero in tutti i sensi, li trascina da un punto di vista morale, li trascina da un punto di vista fisico, li trascina dalla panchina, li trascina in campo, quindi davvero il deus ex machina di questa squadra Sparta, che partecipa a tutti i campionati e tutti i tornei organizzati da Sportland già da parecchi anni. Siamo pronti ora per la premiazione
dei vincitori del calcio a 7 categoria Open, prima edizione di Cattolica Cup, e quindi il Cattolica Team. Cattolica Team, che è una squadra proveniente da Milano, quindi ha preso il nome chiedendo alle autorità l'autorizzazione a usare il nome Cattolica, e devo dire che gli ha portato fortuna perché davvero sono riusciti a vincere un prestigioso torneo sopra due giorni di gare sotto il sole e anche sotto l'acqua, perché non dimentichiamoci, ieri sera hanno giocato sotto un diluvio contro la squadra di Sparta, un diluvio pazzesco, quindi davvero molto molto bello. E abbiamo qua la nostra formazione vincitrice della categoria Open Calcio 7, Cattolica Team. Ora tutte le squadre per una grande foto di insieme, perché sono loro i protagonisti di questi due giorni, sono stati loro che hanno animato da un punto di vista sportivo il nostro torneo. Abbiamo aperto questa prima edizione, ricordo che avremo ancora due edizioni, una nel mese di giugno e una nel mese di luglio, dove ancora vedremo confrontarsi il calcio a 5, il calcio a 7, il calcio a 5 femminile, quindi più discipline sportive sempre legate al calcio. Questo è il nostro spirito. Grazie ancora a tutti, vi aspettiamo sempre sui nostri tornei con Sportland a livello provinciale e nazionale. Grazie ancora.